Buongiorno amiche e amici, grandi e piccini che seguite Telerete Channel. Vi auguro una bellissima giornata e quest'oggi vi volevo parlare di un possibile regalo da fare a qualcuno di vostra conoscenza di una certa cultura. Non gli regalate il solito libro, l'ultimo uscito di Bruno Vespa, perché non lo volete uccidere, non gli volete male. Regalateli piuttosto l'opera da tre soldi di Bertolt Brecht. Un libro bellissimo, una commedia in più atti, un'opera teatrale quindi, stiamo parlando di un'opera teatrale, molto con un andamento molto vivace. Che parla delle disavventure, di una famiglia inglese, in cui, la figlia, purtroppo deve, cercare di stare alla larga da un serio criminale, da un delinquente che lei invece, sposerà. Con il grande dispiacere dei propri genitori. È un'opera molto bella riguardante i rapporti che ci sono interni alla società tra dei mondi diversi che viaggiano all'interno delle nostre città e delle nostre società. È un libro appassionante, dicevo, per gente colta, anche per chi volesse iniziare comunque a leggere seriamente, qualche buon libro che non sia le 50 sfumature di non so quale colore. E vi consiglio di Bertolt Brecht, oltre all'opera da tre soldi, vi consiglio anche Vita di Galileo. Vita di Galileo, è personalmente il mio libro preferito e ancora più bello dell'opera da tre soldi. È lo stesso un'opera da teatro, una drammaturgia da teatro, e parla della vita di Galileo Galilei che fu costretto dal Tribunale dell'Inquisizione a rinunciare alle sue tesi futuriste a riguardo del sistema solare. Un libro in cui viene recitata la frase che io ho fatto mia e che è la mia massima, il mio aforisma preferito di tutta la mia vita, che recita: Sventurato questo mondo senza eroi, Galileo. E Galileo rispose: No, sventurato questo mondo che ha bisogno di eroi. Quindi vi consiglio entrambi i libri di questo autore tedesco, Bertolt Brecht, che io ammiro molto. In particolar modo, per chi è del mondo politico, della mentalità di sinistra, per chi è comunista, per chi non è di destra, sono due libri molto indicati che faranno contento chi li riceverà come regalo. Vi ringrazio, tanti saluti e un abbraccio da Alessandro Parise e da Telerete Channel è tutto, grazie, ciao, alla prossima!